Mattia, ti aspettavi un inizio di campionato così? Ma allora, sicuramente è stato un grande inizio campionato. Noi abbiamo lavorato nella preparazione per poter iniziare così e quindi diciamo che quello era il nostro obiettivo, per cui dai, è stato un bel inizio, adesso bisogna continuare su questa strada e andare avanti. Ci pensi mai che quest'estate comunque in amichevole col Sassuolo hai tenuto sulla squadra contro una squadra che insomma scendeva dalla Serie A? E che dopo anche alla prima col Trento, il primo intervento importante è stato il tuo, dopo è partito tutto il resto. Beh sì, allora sicuramente fa sempre piacere fare belle prestazioni per te stesso e per la squadra soprattutto. Purtroppo col Sassuolo era un amichevole, quindi non è che contasse troppo, però comunque come ho detto fa sempre piacere. E col Trento sì, è stato un intervento importante perché comunque sullo 0-0 ci ha permesso di rimanere in parità e poi nel secondo tempo di dilagare e vincere la prima partita che è quella che poi ci ha dato lo slancio per le successive, insomma. Com'è stare dietro a una difesa come quella disegnata da Andreoletti? Insomma, penso che magari Dell' Icri sia un po' il punto di riferimento, però insomma, ogni tanto i braccetti si staccano, gli esterni salgono e tu dici, oddio, sono qua da solo. Sì, no, allora sicuramente è una difesa solida che mi dà molta sicurezza e comunque conoscevo già perché 2 anni fa ero qui e quindi conoscevo sia Dell' Icri sia ad esempio Kirwan, ma Faede e Perrotta non sono stati nuove conoscenze, diciamo, ma comunque mi danno sicurezza e insomma facciamo una bella difesa di reparto, ma soprattutto di squadra. Quindi per il momento dai, anche la difesa sta girando bene, speriamo appunto di continuare così. Senti, invece hai trovato Zancopè qui, no? Sì, ho trovato Mister Zancopè che comunque lo conosco da una vita, lui mi conosce da una vita, è lui che mi ha portato le prime volte in prima squadra quando avevo ancora 15-16 anni, per cui è bello averlo ritrovato, è bello aver iniziato questo percorso insieme e niente, dai, adesso bisogna continuarlo e fare il meglio possibile. E adesso c'è il derby anche, eh? Sì, adesso c'è il derby, ovviamente è la partita che tutti aspettano, che tutti vogliono giocare, per cui speriamo dai che sia un derby bello per noi. Comunque l'anno scorso ci sono state 2 sconfitte ai playoff, per cui anche per la piazza insomma, è importante far bene, cercare di far punti e comunque il derby è sempre il derby, quindi è difficile anche fare pronostici. Per cui dai, speriamo di andare avanti, di continuare sulla nostra strada e che sia un derby felice per tutta Padova, dai. Come lo vedi il Vicenza in questo momento, al di là della posizione in classifica che insomma si è fatto sotto superando il Renate? Allora, sicuramente il Vicenza è una squadra fortissima, penso sia quando siamo partiti per il campionato sia stata indicata come la favorita da tutti e secondo me lo rimane. È chiaro che noi adesso che con questo inizio di campionato ci troviamo primi in classifica, dobbiamo mantenere la posizione e andare a fare una grande partita domenica e cercando appunto di battere il Vicenza, fermo restando che è una squadra fortissima, però secondo me anche noi non siamo da meno, per cui sarà un bel derby, ecco. In famiglia chi tifa per chi? Perché papà ha un passato nel Vicenza Sì. importante. Voi siete comunque veneti, perché siete in Ale, come funzionerà? Funzionerà sicuramente che anche papà tifa Padova, perché lui ovviamente tifa le squadre dove gioco io, per cui non c'è nessun problema, anche lui sarà un tifoso in più per il Padova domenica. A proposito, poi tu vabbè, siete di Noale, però ci dicevi anche l'altra volta abbiamo sentito che ti senti padovano, tu ti Sì. senti padovano, quindi per te rappresenta qualcosa di speciale Sì, questa allora partita. sicuramente mi sento padovano perché come ho detto anche altre volte è da quando ho 9 anni che sono nel settore giovanile del Padova, per cui mi sento sicuramente padovano al 100%. È il mio primo derby, diciamo, tra virgolette, da protagonista, per cui è una partita che sentiamo tutti, che sento io, ma è solo una cosa in più che ti dà una carica maggiore per cercare di far bene e appunto, come ho detto prima, cercare di portare a casa punti nel derby. Hai qualche ricordo di derby delle giovanili in particolare? Sì, sicuramente. Beh, col Vicenza anche nelle giovanili ti incontri un sacco di volte e anche ovviamente in proporzione anche quando giochi il derby nelle giovanili è una partita che senti sempre. Per cui sì, il derby è il derby e arriviamo tutte e due cariche, tutte e due le squadre in salute e niente, dai, speriamo di far bene. Da portiere c'è qualche attaccante del Vicenza o qualche giocatore che temi in particolare? Adesso sarebbe difficile fare dei nomi perché comunque hanno tutti giocatori fortissimi di categoria probabilmente anche superiore, però
mi viene in mente Zamparo, Mor della Morte, che comunque giocatori che ho già giocato contro l'anno scorso e mi hanno lasciato un'ottima impressione, sono molto forti e quindi dai, vediamo come li ritroviamo domenica, speriamo non siano in formissima e niente, comunque sono una squadra fortissima in tutti i reparti per cui è difficile fare nomi. Quando tuo papà giocava nel Vicenza, voi abitavate a Vicenza oppure... No, quando papà giocava a Vicenza noi siamo sempre rimasti a Noale e lui faceva avanti e indietro da Vicenza, per cui non ho mai vissuto la città. Per niente. Andavo a vedere le partite di papà, ma è finita lì, insomma. C'eri in quel derby 0-0? Tuo papà si era fatto male. Con dottor schiena, ragazzi che gli è entrato a fare l'iniezione esatto. In partita. Sì, me lo ricordo, anche ero in tribuna. Lo ricordo bene che papà purtroppo si è infortunato, però me lo ricordo, mi ricordo l'atmosfera e quindi mi aspetto la stessa atmosfera domenica. Ecco. Infatti era l'unica volta in cui gli ultras da una parte all'altra erano d'accordo, perché contestavano tutte e due perché non giocavano a centrocampo, avevano tutte e due paura, sì. Non tiravano in porta. Però come atmosfera sempre... Sì, sicuramente il derby è la partita che dà più atmosfera di tutte, poi Padova a Vicenza non serve neanche presentarlo, ecco. Ma... Vabbè. No, io volevo chiederti, ad oggi, no, da questo campionato col Padova, la parata che ti ha dato più soddisfazione, il gol dei 4 che hai preso, che invece dici che cavolo, cioè, ti ha dato proprio fastidio? Allora, il gol e la parata che mi ha dato più soddisfazione, come abbiamo detto all'inizio, quella subito pronti via la prima giornata contro il Trento, perché secondo me è stata importante, oltre per la difficoltà della parata, anche per, diciamo, l'inizio campionato nostro, comunque andare sotto in casa dopo 20 minuti non sarebbe stato facile, però come parata dico quella. E come gol che lascia un po' così, ce ne sono due in realtà, quello con l'Arzignano perché è dispiaciuto perdere l'imbattibilità all'ultimo secondo e poi quello di sabato con la Propatria, che è stata una serie di disattenzioni col fuorigioco evidente che c'era, per cui insomma dispiace averlo preso, perché poi quel gol là ci ha complicato tutta la partita, perché loro si sono chiusi dietro e noi siamo stati costretti a cambiare la partita che avevamo in testa, però alla fine anche in quella situazione lì siamo stati secondo me bravissimi a riportarla in parità e portare a casa un punto importante che ci fa continuare la striscia insomma positiva, ecco. E un'altra cosa, perché tu l'anno scorso comunque a Legnago hai fatto tanti clean sheet. Sì. Cioè, perché c'è stato un periodo nella seconda parte di campionato forse dove proprio 15-16, non so se l'hai contato. Sì, mi pare 14-15 clean sheet con i playoff. Sì, diciamo che anche quest'anno insomma... Sì, siamo partiti diciamo bene, potevamo averne uno in più che è quello con l'Arzignano, come ho detto prima, ma può starci, dai. E sì, anche l'anno scorso avevamo una buonissima solidità data dal mister Donati, che comunque diciamo che puntava tanto su quello e per cui anche l'anno scorso è riuscito a fare un buon numero di clean sheet. Adesso dai, siamo partiti bene, comunque ne abbiamo fatti mi pare 3 se non sbaglio. Sì, tre clean sheet comunque in 7 partite, dai, è un buon numero e comunque se si vuole puntare a fare campionati di vertice bisogna avere prima di tutto una difesa solida, per cui quello è il primo passo e dopo il resto viene di conseguenza. Da portiere, per quest'anno che conta naturalmente il risultato di squadra, viene davanti a tutto, ma uno come portiere uno si mette l'obiettivo di, non so, voglio superare i clean sheet dell'anno scorso? Sì, sicuramente quello è un obiettivo personale importante che ovviamente ogni portiere si pone. Secondo me però l'importante è vincere più partite possibili, cioè metterei la firma per prendere un gol ogni partita ma farne uno in più degli avversari, per cui sì, dai, diciamo che quello è un obiettivo personale, però viene prima chiaramente la squadra, per cui l'importante è fare un gol in più degli avversari, secondo me, ecco. E l'ultima cosa per me è perché Mattia, insomma, è inutile nascondercelo, però insomma sei uno dei prospetti, cioè, sicuramente un prospetto molto interessante in ottica futura, no? Molto attenzionato anche da club importanti, per ora il tuo percorso qui al Padova, il Padova crede tanto in te. Sei un ragazzo comunque serio, per bene, sempre molto professionale, quindi insomma hai la testa sulle spalle. Però ecco, come vivi questo momento? Cioè, perché uno potrebbe dire no, sa che ci girano voci, sa di qua di là, gli apprezzamenti. Ma allora sicuramente fa sempre molto piacere insomma essere diciamo visto in questa maniera qua dalla società e comunque dagli addetti ai lavori, ma
a me sinceramente non, cioè, come ho detto, fa piacere, ma non mi distrae, non mi... Io penso solo a fare il mio percorso di crescita, che è iniziato l'anno scorso a Legnago, appunto, adesso sta continuando qua a Padova, sapendo appunto di avere una responsabilità importante quest'anno, che è quella di difendere la porta del Padova, e comunque avendo dietro una società che mi stima, che mi dà fiducia, per cui io resto concentrato su quello che devo fare, sul mio lavoro, sulla squadra, e non, diciamo, le voci esterne fa piacere sentirle, se sono positive ovviamente ben venga, però rimangono un po' da parte, e il focus, diciamo, rimane sul lavoro e su quest'annata, che dobbiamo fare un grande anno e arrivare a quello che è il nostro obiettivo di salire di categoria. Allora, la nazionale under 21 ovviamente è un obiettivo, penso, per tutti, come la nazionale maggiore. Adesso io sono nell'età ancora in cui posso andare in nazionale under 21, sicuramente è un obiettivo, ma ovviamente non dipende solo da te, perché le convocazioni appunto vengono fatte diciamo da altre persone, per cui l'obiettivo c'è, sarebbe bellissimo poterci rientrare, e io appunto lavoro anche per poter entrare in nazionale, perché penso sia l'obiettivo di tutti, per cui sì, sicuramente è un mio obiettivo personale quello. Okay.